Benvenuti a tutti, siamo tanti oggi e era tanto tempo che non si vedeva così tanta gente, purtroppo abbiamo avuto 2 anni difficili e oggi anche il tempo ci ha aiutato, abbiamo prenotato, la settimana di pioggia è servita per pulire l'atmosfera e per aiutare a farvi avere la migliore visibilità possibile quando arriviamo su. E niente, voi lo sapete, questo è un evento regionale che è organizzato dalla nostra commissione escursionismo con il supporto di tutti quanti gli accompagnatori della Campania. Oggi ne vedo tanti anche in veste ufficiale. Due parole da loro e poi partiamo. Allora, io soltanto ricalco una cosa che mi piace sottolineare in questi momenti. Noi siamo in un'associazione e abbiamo scelto volontariamente vi posso garantire che lui sente benissimo, e che è amico mio, è il presidentissimo di Piedimonte Matese. Il presidente! La cosa bella che c'è oggi e che deve continuare ad esserci è questo clima. Ricordarci che siamo in un'associazione, che abbiamo scelto volontariamente di stare insieme. Oggi è il momento nel quale vediamo tanti amici che forse da tempo non vedevamo. Come ho già detto altre volte, cerchiamo lungo il cammino tutto quello che ci assomiglia, tutto quello che ci vede vicini, e non notiamo le differenze che ci sono. Poi da un anno che non... Abbiamo fatto quella di primavera a Sieti di Salerno e siamo riusciti a farlo. Però comunque con l'acqua non c'era stata una grandissima... Sì, no, invece è la prima volta che veramente siamo in tanti ed è bellissimo vedere tutte le sezioni, anche sezioni vicine, sentivo Campobasso. Per esempio abbiamo anche Savona. Savona, perfetto, benissimo. E allora buon cammino a tutti. Quindi l'abete aveva poco spazio e è andato a crescere soprattutto in altezza, a poche radici, quindi adesso sta morendo, anche perché il faggio si sta riprendendo il suo territorio. Questo qua è Moiane, adesso tutto questo versante, cioè non è male, quello di fronte al Vesuvio, e salendo se siamo tutti in questo qua è Santa Caterina, questo è Santa Caterina, non è un fondo lì, è di Maddaloni. Rodoletta. Vado, avete fotografato tutti? No, aspetta. Questo vi assicuro che è commestibile. Quella è Punta Campanella, quella è Punta Campanella, che ci sta la torre, la punta dove sta la torre, in fondo ci sono i 3 faraglioni più lo scoglio del Monaco.
Michele insieme a Genoveffa. Io sono Genoveffa, buongiorno. Del CAI di Benevento, che siamo i responsabili dell'escursione, poi c'è Eugenio del CAI di Napoli, perché questa è un'intersezionale. Allora, siamo chiaramente nel parco del Taburno e precisamente nel massiccio del Taburno, che insieme poi al Camposauro, che sta dietro di noi qua, e al Pentime e al Monte Caruso, costituiscono questo massiccio del Taburno-Camposauro. Allora, l'escursione del Taburno a questo parco, voi sapete, è stata istituita nel 2002 e quindi oggi fanno i 20 anni. In realtà sarebbe il 12 novembre, però credo che avessero un altro impegno il prossimo. L'escursione che si svolge, inizia qui da circa 150 metri, noi saliremo con dei tornantini molto comodi in una abbetaia e una faggeta e poi arriveremo a questa località quattro vie che praticamente sarebbe l'incrocio di questo sentiero che iniziamo noi, che è il 704, che conduce da qui ex albergo alla cima, e poi a quattro vie incontreremo il Sentiero Italia che sale da Bucciano, dalla zona del Fizzo, dove ci sono anche le sorgenti che alimentano l'acquedotto Carolino, sale su, appunto, qui sul Taburno e poi prosegue verso la zona del Camposauro, passando per Taburno alla caserma Pozzilli, dove praticamente c'era lo stazionamento della cavalleria dei Borboni. Quindi oltrepassato quattro vie poi proseguiremo fino a Campigliano, usciremo sulla cresta, saliremo sulla cresta, la faremo tutta la cresta nord-ovest fino zona Antenne, poi scendendo fino ad arrivare praticamente sopra la valle Caudina e poi la valle zona di Sant'Agata, quindi con tutta la vista sul Casertano. Finita la discesa rientreremo nel bosco e arriviamo a questa zona Piano Melaino, che sarebbe un pianoro carsico molto bello, dove prima di arrivare al pianoro saliremo anche su un'altra altura di fronte, dove vedremo tutta la zona opposta del Camposauro con il Pentime, eccetera. Poi arrivato lì a Piano Melano faremo una sosta e poi ritorneremo praticamente sbucando su questa strada a circa 600 metri da qui. Questa è in sintesi. L'escursione in condizioni di buona visibilità è molto bella, quindi fortuna di questo massiccio è che sopravvive alla foresta. Sopravvive ai vari amministratori che si susseguono, esiste da millenni e di conseguenza è questa la forza. Si salva da questi interventi. E la cosa più importante da dire su questo luogo che noi attraverseremo oggi, che attraverseremo solo in parte, è che questa era la foresta reale dei Borboni. Quindi la cosa più bella, tra le più belle che vedremo oggi, è questa abetina, cioè nella parte finale scendendo da Campo Melaino, che è stata fatta successivamente rispetto alla faggeta. La faggeta qui, la riserva, fu istituita nel 1786, per cui il pianoro, che era il luogo dove i Borboni allevavano e facevano crescere questa particolare razza di cavalli, che erano i Persano e che poi usavano per l'esercito reale, che adesso qualcuno... Vitello sta riprendendo, cercando di riprodurla un'altra volta, perché era una razza molto particolare. Cioè, sicuramente, non lo so chi di voi, sicuramente l'avrete già vista, noi ci siamo stati tante volte, la casermetta del Pozzillo, che è questo rudere di epoca borbonica, che era, insomma, la caserma presidio dei militari dei Borboni, che poi successivamente fu usata dai briganti che infestavano la zona. Ci sono tante leggende, se siete un po' curiosi magari andatele a ricercare su internet. E poi successivamente, insomma, in una prima fase gli ettari, come dice lui, erano circa 600 e questa era riserva integrale. Poi Borbone, visto gli scontri con la popolazione locale, perché ovviamente in una zona di riserva integrale non era consentito il pascolo, a differenza di oggi non era consentito il taglio, c'erano delle norme molto rigide e questo rendeva difficile la vita della popolazione. Infatti voi vedrete qualche volta, per curiosità, che molto spesso si incontrano questi termini di confine. Su alcuni c'è una R, riserva reale, quella era riserva integrale, su altri invece c'è una RP, non si tratta di un errore di scrittura, e quella è la riserva parziale. Quindi
mattina IGM il plastico della campagna. Della campagna. Chi ce l'ho questo tridimensionale. È tridimensionale. Noi siamo qua, siamo in questa zona. Quindi praticamente il Vesuvio, vedi, è qua, proprio dritto. Cioè orientandola così, che praticamente che noi stavamo con le spalle al nord, il Vesuvio lo vedevamo proprio di fronte. Qua vedevamo tutti i monti Lattarico, Monte Sant'Angelo a Tre Pizzi, qua si vedeva Ischia. Questo qui è una costruzione fatta fare verso la fine degli anni 60 che raccoglie sostanzialmente le acque piovane. Poi vedete quell'abbeveratore che abbiamo visto giù, lì c'è una chiave di arresto, di apertura e di chiusura delle acque, dove l'acqua da qua vanno là e danno da bere agli animali. Tutto questo però cadeva soprattutto in passato, perché oggi qua poi abbiamo un altro grosso problema, che è quello della siccità. Tant'è che sono almeno un paio d'anni che i pastori e gli allevatori di quest'area sono costretti a portare l'acqua con le botti. Perché durante l'estate c'è un solo abbeveratoio che si trova al pozzillo, non però quella su che vediamo quando andiamo alla casermetta, quella, non so, chi di voi ha mai fatto la strada che va dal campo di Cepino venendo qui verso la Faggeta, c'è un abbeveratoio sopra, che è a circa un chilometro dalla casermetta del Pozzillo, e un altro giù.